Il precampionato è stato, si è svolto nel modo migliore perché non ci sono stati infortuni, le ragazze si sono allenate sempre, tranne ovviamente la settimana in cui Gili è andata con la nazionale 3 contro 3, poi tranne Bicol siamo stati praticamente sempre al completo, quindi qualche acciacco normale. Il lavoro si è svolto nel modo migliore, anche le ragazze hanno dato il massimo fin dall'inizio. Sono molto contento delle scelte che abbiamo fatto sulle persone. Ora vedremo cosa dirà il campo dal punto di vista tecnico, però diciamo che il primo bilancio è certamente positivo. Adesso il calendario non presenta sicuramente un inizio semplice, domenica c'è il Geas, che avversari è, che partita ti aspetti? Sì, l'inizio è certamente molto difficile, insomma è già un po' che siamo preparati mentalmente a questo inizio un po' in salita. Geas credo che sia la terza forza, diciamo, a livello di organico del campionato, dietro le due superpotenze. Hanno una squadra molto profonda, quest'anno fanno anche le coppe, ma insomma noi le troviamo in un momento in cui ancora non sono iniziate le coppe, quindi credo che sia un avversario tosto, credo giusto per testare a che punto siamo. Una squadra completamente nuova, ci sono solamente due giocatrici dell'anno scorso, quindi sono anche curioso di capire a che punto siamo. Non siamo ovviamente come vorremmo essere ancora. Ma credo che l'entusiasmo, insomma, l'adrenalina della prima partita di campionato, ci faranno fare qualcosa in più, quello sforzo in più per provare a essere competitivi fin dalla prima. E domenica ritroviamo anche un ex speciale che hai avuto non solo qui ma anche a Crema. Ti chiedo un pensiero anche su Anastasia. Ma su Anastasia dico che insomma, è una ragazza che conosciamo tutti bene, apprezziamo tutti tanto, si fa apprezzare, fa ben voler da tutti. Credo che sarà accolta molto bene dal pubblico, dalla società e dalle poche compagne che sono rimaste. È andata, diciamo, a confrontarsi anche con le coppe europee, questa era la sua volontà. E quindi gli facciamo un in bocca al lupo. Per una domenica sarà avversaria, insomma, però le vogliamo tutti bene. Chiedo un'ultima cosa, partiamo una settimana dopo gli altri, che sensazione ti ha dato l'Opening Day rispetto al campionato che sarà? Ma insomma, ha confermato un po' quelle che erano le mie aspettative. Devo dire che mi ha positivamente sorpreso Campobasso perché l'ho trovata forse ancora più tosta dello scorso anno, quando ha fatto un ottimo campionato. Mi sembra che abbia un'ossatura ancora più solida, ancora più profonda. E per il resto, insomma, diciamo che le cose sono andate secondo le aspettative. C'è stata un po' la sorpresa nella prima partita di Faenza, che ha giocato con grande energia, grande entusiasmo, nonostante fosse praticamente senza le due americane. E credo che il livello sia più o meno simile a quello dello scorso anno, ecco.